Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 964192 348 0117609. Un giro di scommesse online su eventi sportivi da centinaia di migliaia di euro attraverso circa 500 agenzie abusive è stato scoperto dalle Fiamme Gialle, che stanno eseguendo da questa mattina all'alba 47 perquisizioni e sequestri in varie regioni. A gestirlo un'associazione a delinquere con ramificazioni in tutta Italia, 498 le persone denunciate. L'operazione Poker 2 ha permesso di scoprire una società di capitale austriaca che gestiva tutto. Perquisizioni in Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Puglia e Sicilia. Si terrà stamani l'interrogatorio di garanzia davanti al giudice delle indagini preliminari di Catanzaro, Tiziana Macri, del 31enne Ciceo Yong Georg, il romeno che ha violentato lo scorso martedì, davanti al fidanzato, una ragazza di 20 anni nella pineta di Giovino a Catanzaro Lido. L'uomo è stato successivamente arrestato perché riconosciuto dalla coppia che si era appartata. L'indagato potrebbe rendere dichiarazioni sull'accaduto e l'accusa sarà sostenuta dal PM Alberto Cianfarini. Due sono i temi principali su cui si incentrerà la settimana sociale dei cattolici italiani in corso a Reggio Calabria: la sussidiarietà con l'avvento del federalismo e la lotta contro tutte le mafie. Di ciò discuteranno i 1200 delegati provenienti da ogni parte del paese al Teatro Cilea, che hanno avuto ieri i messaggi del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano e del Papa Benedetto XVI. Il raduno, promosso dalla CEI, proseguirà fino a domenica. Tra Catanzaro e Soveria Simeri, a 35 km di profondità, è stato qui l'epicentro della scossa di terremoto registrata nella provincia capoluogo. La scossa di magnitudo 4.1 si è verificata alle 7.21, seguita da un'altra alle 9.03 di magnitudo 2.7. Al centralino dei vigili del fuoco di Catanzaro sono giunte molte telefonate di persone allarmate per la scossa. Nessuno comunque ha chiamato per segnalare danni, una circostanza che viene spiegata con la profondità dell'epicentro. Che Trenitalia non volesse bene alla Calabria lo si era capito dal taglio delle tratte che la regione ha subito di recente e di quelle che si profilano all'orizzonte. Lo stato disastroso dei convogli dei tragitti superstiti, gli orari non certo ineccepibili e altri indizi di ogni genere. Adesso però si ha la certezza, è partita infatti la campagna d'autunno di Trenitalia con una promozione per l'utilizzo dell'Eurostar a un prezzo di soli 29 euro. Peccato però che a poter godere di questo sconto sono tutti tranne i viaggiatori della Calabria, per i quali l'offerta indisponibile. Ieri per Crotone è stato il giorno del ricordo delle 6 vittime dell'alluvione che ha colpito la città nel 1996, ma anche degli angeli del fango, i volontari che all'epoca si adoperarono per aiutare chi aveva bisogno. A loro è stata dedicata un apposito documentario. Ci sono state poi le testimonianze di Don Pino Cagliazzo, dell'assessore romano e del vice sindaco Arturo Crugliano Pantisano e soprattutto del fratello gemello di una delle vittime, Pietro Pupa. L'iniziativa si inserisce nel libro dei valori promosso dall'amministrazione comunale. Alla vigilia del congresso regionale dell'IDV, che vedrà al centro agroalimentare di Lamezia Terme anche la partecipazione del leader Antonio Di Pietro, è scoppiata la guerra tra i consiglieri regionali del partito. Mimmo Talarico ed Emilio De Masi, vicini all'ex PM De Magistris, hanno destituito il capogruppo in consiglio, Giuseppe Giordano. Il nuovo incarico è stato assunto dallo stesso De Masi. Questo cambiamento però non ha trovato il placet del commissario regionale dell'IDV, Ignazio Messina, che ha fatto sapere che queste decisioni spettano a lui. Nella sala convegni della comunità montana di Camigliatello, la CISL di Cosenza festeggia i 60 anni del sindacato. Una tavola rotonda dal tema «I 60 anni della CISL, l'impegno coerente per lo sviluppo e per il lavoro». A conclusione della giornata, i vertici del sindacato, Sbarra, Tramonti e Russo, consegneranno le targhe ricordo ai pensionati che hanno onorato la CISL con il loro impegno coerente nella fedeltà agli ideali fondativi della Confederazione e la medaglia celebrativa a tutti i partecipanti. A precedere ieri sera lo spettacolo al Teatro Politeama di Catanzaro della seconda edizione della Grande Musica per il Cinema c'è stata una conferenza stampa dell'attrice Claudia Gerini. Dopo essere stata accolta calorosamente prima all'aeroporto, poi nel foyer del Politeama, la Gerini è stata accompagnata in conferenza dal sovrintendente Mario Foglietti e dal direttore generale Marcello Furriolo. Ieri mattina alle prove generali erano presenti gli studenti delle scuole cittadine.